Ciao a tutti e benvenuti al Sonic Factory Studio. E benvenuti alla continuazione di questo percorso che stiamo facendo da un po' di tempo, dove cerchiamo di affrontare aspetti pratici, pragmatici del lavorare in studio di registrazione, soprattutto quando, rivolgendovi a una struttura professionale come può essere il Sonic Factory Studio, vi trovate a disposizione un know-how tecnico e di ambienti, di trattamento acustico, di possibilità di interazione anche con la parte tecnica, che sicuramente in una situazione di home recording difficilmente potete avere a disposizione. Abbiamo parlato lungamente di vari aspetti inerenti alla preparazione di una sessione di registrazione, e ultimamente avevamo affrontato maggiormente aspetti di singoli strumenti. Abbiamo parlato della batteria, passerei alla voce. E voi direte: come la voce? La voce non è uno strumento musicale. E invece sì, ragazzi, la voce è uno strumento musicale, naturalmente a fiato, e in particolare potremmo dire, con un'approssimazione che magari i tecnici più preparati potrebbero anche un po' contestarmi, ma si dice in genere la voce è uno strumento a fiato ad ancia doppia. Tralascio gli aspetti fisiologici sui quali potete comunque informarvi, perché ci sono tantissimi ottimi professionisti in rete che propongono approfondimenti molto interessanti su questo aspetto proprio della fisiologia della voce. Veniamo all'aspetto pratico. Allora, andare a effettuare una registrazione in studio significa cercare di dare il massimo della performance, e anche in questo caso la preparazione è molto importante. Quindi, innanzitutto, perché no, arrivare a registrare con una buona conoscenza del testo, se non a memoria, che vi permetterà di non distogliere l'attenzione, concentrarvi sull'esecuzione, ma il più possibile coscienti delle caratteristiche del testo che andate ad affrontare. E poi, naturalmente, fondamentale la scelta della tonalità. In questo vi devo dire che spesso vedo piccoli grandi errori, no? Per esempio, quando si suona in una band, naturalmente strumenti, diciamo, fisiologicamente tarati su una buona esecuzione in tonalità poco alterate o comunque poco alterate da bemolli, si tende a lavorare sulle solite tonalità, no? La, mi, re, do, sol, e va bene, ma molte volte alcune voci hanno bisogno di piccoli spostamenti, anche di un semplice semitono, per trovare la zona aurea di espressione. Quindi, prima di scegliere la tonalità di un brano, oltre a badare alle esigenze legate alla praticità esecutiva su una chitarra, su un pianoforte, fate molta attenzione al colore, e ripeto colore, perché non è soltanto la possibilità che una voce ha di andare a prendere note molto acute, ma con quale tipo di qualità, ovvero come su una chitarra, su un pianoforte, su un violino, andare a suonare nei tasti più acuti. Sì, le note si sentono, ma quasi non si riconosce più che è una chitarra o un violino. Ecco, la voce è uguale, anzi, ha criticità molto più forti, quindi costringerla per forza a lavorare in una tessitura che non le è congeniale, innanzitutto andrà a stravolgere la qualità del timbro. Quindi andare a scegliere la tonalità di un brano, provando e perché no, registrandosi anche in maniera molto semplice con un telefonino, ma cercando di cogliere se abbassando, per esempio, di un tono, di un semitono, la tonalità di una canzone, improvvisamente la voce riesca ad avere un colore, un timbro e una marcatura più caldi ed espressivi. Bene, con questa piccola pillola sulla voce, per questa volta vi saluto, torneremo sull'argomento molto presto. Grazie, ciao!